ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi mostrerò come realizzare una dual postazione senza spendere tanti soldi. Quindi, senza perdere tanto altro tempo, sigla! Ok, come vedete alle mie spalle, come avrete spero visto nel video precedente, questa è la mia nuova postazione. Perché ho deciso di fare questa separazione? Perché in una parte ho la postazione editing, nell'altra parte la postazione gaming. Non è necessario fare una cosa del genere, però per la mia mente, che deve essere sempre perfettamente ordinata e pulita, avevo bisogno di fare questa sistemazione. Oltre a questo motivo è anche molto funzionale, precisa, ti distoglie poco l'attenzione da quello che devi fare, perché appunto se stai giocando giochi e non hai nient'altro davanti che ti può distrarre, se stai montando un video e quindi stai lavorando non hai altre distrazioni, e questa è una cosa fondamentale che mi serviva per riorganizzare un pochino le idee e andare meglio avanti. Passiamo quindi al mostrarvi come ho realizzato queste due postazioni. Per realizzare il piano delle due postazioni ho utilizzato dei piani Linmon classici di IKEA bianchi, però voi non li vedete bianchi perché sono andato a applicare una pellicola adesiva color legno, effetto legno, anche la tramina è di legno, perché appunto io desideravo avere questo colore. Però visto che questa è una configurazione, diciamo una postazione low budget, non volevo spendere i 200 e passa euro che chiedeva IKEA per avere un piano, un top da cucina in questa colorazione di legno, ovviamente massello come Danny, però il prezzo era troppo alto e quindi uscivo fuori dal budget. Quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di acquistare questo piano di 2 metri per 60 cm di profondità al prezzo di, se non erro, 32 euro, totalmente bianco, e poi lo sono andato a rivestire con questa pellicola acquistata su Amazon. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, come di tutti i componenti che appunto compongono la mia postazione, e appunto con questa pellicola sono andato a ricoprire il tutto. L'effetto è molto molto buono, chi l'ha vista da vicino non si era minimamente reso conto che non era una scrivania in legno, quindi ottimo, vuol dire che il lavoro è stato fatto bene e che la pellicola veramente è buona. Stessa cosa è stata fatta con l'altra parte della scrivania, stesso piano di IKEA, il Linmon, però questa volta è stato preso 1 metro per 60 cm di profondità, ricoperto sempre con quella pellicola e un amore. Per sostenere queste due scrivanie ho preso le vecchie cassettiere che avevo già nella vecchia postazione, ovvero le cassettiere Alex di IKEA in colorazione grigia. Avrei voluto prendere anche quella centrale per sorreggere poi il resto delle scrivanie grigio, però purtroppo non l'ho trovata. Andavo di fretta per realizzarla e mi sono accontentato di questo bianco. Alla fine, come potete vedere, non stona più di tanto, anzi da quel tocco di bianco in più che forse male non ci sta. L'avrei preferito grigio, però ci possiamo accontentare, è una scrivania low budget considerando che quella cassettiera l'ho pagata 30 euro anziché 70 come le cassettiere. Bianca, mi sono accontentato. Una volta spiegato come ho realizzato il piano, appunto le due scrivanie, passiamo alla parte gaming e vi faccio vedere tutte le periferiche della quale è composta e cosa utilizzo. Partendo dalla sinistra troviamo una fantastica, elegantissima e minimale lampada Tomons, alla quale ho inserito una lampadina Philips Hue RGB per avere quella lucina un po' più, quel tocco in più che cambia la postazione. Continuando troviamo una fantastica piantina finta di IKEA denominata piantina da gaming,
che non può mai mancare su una scrivania, appunto, di uno youtuber. Non tanto perché sia veramente utile, però dà quel tocco in più che non fa male. Continuando, troviamo una delle due casse, la cassa sinistra, delle Logitech G560. Sono casse da gaming ottime. Qualità audio fenomenale, veramente non ho trovato difetti per il costo appunto che hanno queste casse e lavorano egregiamente. Non sono casse sofisticatissime dalla qualità eccelsa, però fanno il loro dovere e abbinate al sub che hanno sotto hanno veramente una resa acustica spettacolare. Continuando, troviamo il pezzo fondamentale della postazione da editing, ovvero il monitor. Ho deciso di affidarmi a questo splendido Space Monitor di Samsung, un 32 pollici 4K 60 Hz, con questo braccio a morsetto che è veramente comodissimo, ti permette di muovere il monitor in qualsiasi posizione tu voglia, per essere più comodo, avere il monitor più vicino, più lontano, recuperare spazio sulla scrivania, che è una cosa molto molto comoda per appunto una postazione minimale. E nulla, questo monitor veramente fantastico. Come periferiche manuali troviamo mouse della Logitech MX Master, veramente l'hanno detto tutti e è vero, è un mouse perfetto, comodissimo, non dà mai problemi. Ha una batteria infinita e la ricarica dura pochissimo. Veramente ottimo come mouse, non sbaglia un colpo, preciso, affidabile, tasti programmabili, nulla da dire, veramente fenomenale come mouse. Per la tastiera invece vi parlo della nuova arrivata, la Anne Pro 2, tastiera meccanica con switch blu nel mio caso e keycaps modificati. Ho deciso di acquistare questa tastiera 60% perché vedendola un po' in giro su YouTube e online comunque, il design mi piaceva tantissimo, soprattutto minimale, piccola, compatta. Il sound dello switch meccanico è un qualcosa che veramente è spettacolare e quindi ho deciso di comprarla. Wireless, ovviamente, funziona davvero benissimo con il Bluetooth 4.0. Continuando sulla destra troviamo una basetta di ricarica wireless non veloce, ma non mi interessa perché non mi serve, della Choetech, una base che ho comprato all'uscita dell'iPhone X, quindi stiamo parlando di ormai 3 anni fa, 4, però fa ancora il suo dovere senza battere un colpo. Su una scrivania attuale non può mancare un orologio, ma anche un qualcosina di smart, un assistente vocale, un qualcosa che ti possa aiutare nelle piccole cose quando necessario. Ho deciso di acquistare questo Echo Show 5, era in sconto su Amazon durante il Black Friday, se non sbaglio, e il prezzo era convenientissimo e quindi via, comprato. La postazione da editing finisce qua. Passiamo alla postazione gaming. Partendo dalla sinistra troviamo una cosa imprescindibile su una postazione da gaming, ovvero la mia tazza con il mio logo. Non è in produzione, non c'è ancora, ma se la volete fatemi sapere, magari possiamo vedere di fare qualcosa. Però passando alle cose veramente utili, incominciamo dal monitor. Sempre Samsung, una garanzia. Monitor Samsung curvo da 27 pollici VQHD 2K 144 Hz. Monitor con il quale mi sto trovando davvero davvero bene, qualità giusta, colori calibrati bene e che dire, la fluidità dei 144 Hz si vede e si sente tutta in gioco, è una manna dal cielo. Come periferiche manuali, appunto, troviamo il mouse Corsair M65 Pro RGB, con il quale mi trovo decisamente bene. Ha parecchi tasti programmabili, quindi nulla da dire, veramente comodo, non sbaglia un colpo anche lui, molto preciso, considerando che lo uso su un tappetino ad alte prestazioni da gaming, quindi veramente top. Tastiera sempre Corsair K55 RGB, con la quale mi trovo devo dire che come tastiera, dopo aver provato la Anne Pro 2, l'ho accantonata. La uso semplicemente per la regolazione del volume, durante gioco, ascolto di musica e montaggio, perché la tastiera meccanica è tutta un'altra cosa. Come tappetino, cercando un po' su Amazon qualcosa di economico ma allo stesso tempo performante, ho trovato un tappetino Titanwolf 900x400XXL, un tappetino veramente grosso sul quale ci stanno tranquillamente mouse e tastiera. Tappetino con il quale mi sto trovando bene, il mouse scorre una bomba, non ho problemi, quindi ottimo.
Per registrare video e le streaming che faccio ogni tanto utilizzo come microfono il mitico Blue Yeti, inconfondibile, inimitabile, comodissimo e con una qualità audio veramente top. Sempre durante queste sessioni di registrazione e streaming, per illuminare il mio bel faccino utilizzo un ring light economico trovato su Amazon, che però devo dire fa il suo sporco lavoro, regolabile in intensità luminosa e colore della luce. Non è RGB, però fa bianco, bianco freddo e bianco caldo, quindi più di questo non possiamo volere. L'unica cosa che manca in questa configurazione è un headset da gaming veramente top. Utilizzo le mie Sennheiser HD40 che ho comprato tempo fa per avere un headset non da gaming, però che fosse buono di qualità e Bluetooth. Lo sto usando con il cavo per giocare e non mi trovo male. L'unica cosa è che i padiglioni sono un po' troppo piccoli, in pelle, quindi durante l'estate si tende a scaldare parecchio l'orecchio e sudare parecchio l'orecchio. Però tutto sommato non sono cuffie da dire no, non le voglio, sono brutte. Sono un bel paio di cuffie, ma non da gaming. Ok, le periferiche e la struttura della scrivania ve le ho dette. Adesso dobbiamo passare alla parte fondamentale che fa girare il tutto, ovvero il bestione là dietro. Stiamo parlando di un computer assemblato da me, abbastanza potente, posso dire che è abbastanza potente, però per gestire insieme editing, registrazione e tutto sta facendo un pochino di fatica, non tanta perché comunque è un gran PC, però abbinarlo con un altro computer sarebbe top. Comunque, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un PC con Mobo, Asus ROG Strix X299 e gaming di seconda generazione. Processore Intel i7-7800X 6 core 12 thread, GPU 1080 Ti Poseidon Asus. Come dissipatore abbiamo un Asus ROG Ryujin 360, il nuovo dissipatore appunto ROG, alimentato da un Corsair HX1000i Platinum. RAM Trident Z RGB, abbiamo 4 banchi da 8 GB a 3200 MHz, ventole Corsair HD120 RGB ovviamente, comandate da un Commander Pro sempre di Corsair, abbinate alle 3 ventole Noctua uscite dal dissipatore ROG. Come memoria per tutti i miei dati abbiamo un Western Digital Blue da 4 TB, uno da 1 TB, un SSD NVMe M2 Samsung il 960 EVO. Invece come altro SSD di supporto abbiamo sempre un Samsung, però un 860 EVO da 120 GB, da 2,5 pollici. Tutto questo ben di Dio è contenuto in un case Corsair, il 570X Crystal Series, che è davvero un case ottimo. Tutto in vetro temperato fumé. Non ho mai avuto problemi con questo case, resistente, completo di tanti filtri, tanti vari scomparti per sistemare cavi, SSD, hard disk, veramente ottimo, nulla da dire, un case perfetto per questa configurazione. Perfetto, quindi che dire, questa è la postazione totale. Come al solito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, non dimenticate di seguirmi anche su Instagram e TikTok, seguitemi sul canale gaming Ciro Brescia Gaming, link in descrizione, e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!